Perfetto, buon pomeriggio amici di Calcio Totale, benvenuti a questa diretta importante, insomma, siamo un po' emozionati, siamo soprattutto contenti e felici di poter ospitare un grande personaggio come Andrea Sono Scalzi. più i meriti di Ibra o di Pioli? Perché il cambiamento evidente c'è stato con l'arrivo dello svedese. È una bella domanda. Io credo che alla fine i meriti siano di più di Pioli perché alla fine la squadra l'ha fatta lui, lo spogliatoio l'ha gestito lui, le formazioni le faceva lui e i cambi li faceva lui. E in alcuni casi ha fatto proprio dei capolavori tattici. Lui in alcuni casi ha proprio incartato gli avversari, ha anche fatto i suoi errori, però lui si è messo in tasca Sarri, si è messo in tasca Mourinho, si è messo in tasca Gasperini, non è una cosa da poco. Poi ha sofferto con alcuni allenatori, non so perché quando noi vediamo l'Udinese, Cioffi è una sorta di baobab, cioè di monolite nero per Pioli e non solo, anche il Sassuolo ci ha fatto spesso male. Però credo che alla fine siano più meriti di Pioli. Ciò detto, è verissimo, Ibrahimovic ha cambiato la squadra. L'ha cambiata un po' giocando, perché a me sarà che io lo adoro Ibrahimovic, anche quando mi fa incavolare, ma io tendo a difenderlo perché mi diverte, mi fa ridere nel senso più nobile, è un giocatore che ti fa scrivere, ti suscita reazioni, non ti resta mai indifferenti, è epico, è un giocatore che ci dà delle soddisfazioni anche a noi che amiamo la narrativa, amiamo la narrazione, amiamo la letteratura. Quindi io lo Ci dà difendo. tanti spunti. Spunti in continuazione, è un pazzo scatenato e ci mancherà da morire quando smetterà. Però Assolutamente. quelli che dicono sì, ma non è paragonabile a The Last Dance di Michael Jordan perché Jordan aveva giocato tutto il tempo, fu decisivo. Sì, ok, certo, era molto più sano Jordan, fu molto più decisivo. Dopodiché, riguardiamo il film del campionato. Ibrahimovic ha fatto almeno 7-8 gol decisivi quest'anno, soprattutto nel girone d'andato. Lui ha portato 10-12 punti e noi abbiamo vinto con 2 punti di vantaggio. Se tu ci togli anche solo una vittoria, e noi non la vinciamo. Quindi dire che Ibrahimovic non è stato decisivo in campo significa dire una sciocchezza perché ti sta antipatico Ibrahimovic, ma è una sciocchezza. Credo, questo sì, che lui sia stato ancora più decisivo proprio in ottica spogliatoio. Lui ha cambiato proprio il pensare delle persone, dei giocatori. Lui lo sappiamo, tu lo sai meglio di me, Calcio Totale lo sa meglio di me. Lui arriva dagli Stati Uniti con la nomea del giocatore finito, reduce da infortuni, bollito, viene qui a svernare, il Milan è scemo, lo copre di soldi, questo è un pensionato. Nella realtà lui, anche grazie a Mino Raiola, viene al Milan, sebbene il Napoli fosse pronto per accoglierlo, perché Raiola gli mette una pulce nell'orecchio e gli dice: guarda, il Napoli ti ha già preso, quindi andiamo lì. Però io ti dico che se tu, che sei un megalomane pazzo e finito, vuoi cambiare una squadra che ha bisogno fottuto di te, un bisogno disperato di te, guarda che il Milan è messo malissimo, è appena stato umiliato dall'Atalanta, tu sei l'unico che la può salvare quella squadra lì. Allora è ovvio che tu, se hai un narciso egocentrico Si come accende la Ibrahimovic, lampadina. cioè, lui è impazzito e quindi effettivamente però lo ha fatto perché tu immaginati arriva uno come Ibrahimovic e vede giocare in maniera un po' leziosa, che ne so, Leao, Brahim Diaz, quelli che inizialmente giocavano un po' con le mani in tasca, ma lui non ti dico ti attacca a un muro, ma quasi, cioè Ibrahimovic se giochi male è difficile averlo accanto perché non sa perdere Ibrahimovic, letteralmente non gli riesce. Quindi è un giocatore che ha cambiato veramente la testa. Lui e secondo me anche Kier. E sono convinto che anche Kier, per tutto il girone di ritorno, sebbene non ci sia stato in campo, perché poverino si è spaccato col Genoa, ha saltato 4 mesi, 4 mesi e mezzo, non me lo ricordo. Ma lui è un altro che è stato decisivo. Sono sicuro che Kalulu ci andava a parlare prima dei match, Tomori ci andava a parlare, Gabbia quando ha giocato ci andava a parlare. Erano e sono quei 3-4 senatori che hanno fatto fare lo switch definitivo alla testa e sulla testa di ragazzi bravi, ma che ancora non sapevano dove stare. Senti, prima abbiamo sfiorato il tema nazionale. Siamo una nazionale un po' anomala perché vinciamo l'Europeo, ma sono già 2 volte che non c'entriamo il discorso mondiale e andando a ritroso nel tempo, dopo quel 2006, noi abbiamo fatto 2 mondiali, 2010 e 2014, siamo usciti nei gironi, in gironi assolutamente alla portata. Quindi è un problema che ci portiamo da un po' di tempo. Cos'è che manca? Qual è il vero problema secondo te dell'Italia, Andrea? Guarda, anzitutto c'è un problema storico che tu sai perché sei un fine conoscitore della storia anche se sei giovane. Io me lo ricordo in alcuni casi perché li ho anche vissuti, sebbene fossi abbastanza giovane anch'io all'epoca. Però la nazionale di calcio italiana, dopo aver fatto le grandi imprese, quasi sempre cicca l'evento successivo. L'unica volta che non è successo nel 68, vincemmo gli europei e 2 anni dopo facemmo un mondiale pazzesco andando in finale nel 70 e perdendo col Brasile perché era il Brasile di Pelé, eravamo stanchi morti, ma fu un campionato mondiale pazzesco quello dell'Italia. Però
Poi per il resto abbiamo sempre sbagliato. Tu pensa, nell'82 forse la nazionale più bella di sempre, 2 anni dopo saltiamo completamente, falliamo la qualificazione agli europei dell'84, nell'86 giochiamo un mondiale schifoso, scusami, ma insomma brutto, diciamo brutto, sì, con 7 decimi dei convocati di 4 anni prima, perché Biarzot non riuscì a liberarsi di quelli che gli avevano fatto vincere il campionato del mondo 4 anni prima. Nel 2006 è successa la stessa cosa, non ti dico gli europei perché gli europei tutto sommato Donadoni qualcosa fece, però poi richiamiamo Lippi e sbaglio tutto nel 2010. Quindi un po' c'è questo, un appagamento. La nazionale di calcio non riesce a confermarsi perché capita, io amo molto il tennis, è difficile vincere 2 tornei di fila, o sei Nadal oppure fai l'exploit e il torneo successivo esce anche al primo turno, è un classico. Quindi questa è la prima motivazione. La seconda motivazione è legata secondo me a qualche episodio, perché io do delle colpe a Mancini, però dico anche che sarebbe bastato un rigore fatto da Jorginho e a quest'ora saremmo qui a parlare dei mondiali, perché il calcio è fatto veramente anche di piccoli episodi. La terza motivazione è che Mancini ha fatto un miracolo agli europei, riuscendo a vincere un campionato europeo senza avere verosimilmente la squadra più forte, trovando il massimo da uno spogliatoio coeso fatto da pochi campioni totali ma da tanti buoni giocatori. Quella magia è finita, sono tornati i valori di un tempo, Jorginho si è ricordato di essere Jorginho, tutti quei giocatori che erano avvolti da una bolla magica sono tornati giocatori buoni ma non fenomenali, e noi ci siamo accorti di non essere una squadra straordinaria. Poi sai, probabilmente Mancini ha fatto i suoi errori, e io dopo l'eliminazione dissi che, e ho scritto che forse era il caso di pensare a un sostituto, e un po' lo penso ancora, perché fallire i mondiali è comunque una cosa grave ed è ovvio che l'allenatore ne risente, è il primo responsabile. Oltretutto non è che il nostro girone fosse clamoroso, siamo riusciti a non qualificarci con la Svizzera, non è che avessimo la Germania, la Francia e l'Inghilterra, quindi è stato sicuramente una concatenazione di sfighe ma anche di errori. Però è anche vero, come mi dice il mio caro amico Marino Bartoletti, Andrea, sì, ha sbagliato Mancini, e lui lo difende sempre perché sono tanto amici, ma perché anche lui capisce di calcio molto più di me. Però Marino mi dice, ha sbagliato il Mancio, dopodiché chi ci mette al suo posto? Cioè, bene o male, quella squadra lì lo conosce, lo rispetta, e Mancini conosce quel meccanismo. Se non ci fosse Mancini e fosse pronto Klopp, o Guardiola, o Ancelotti, uno potrebbe dire, beh, sai, proviamo. Ma se al posto di Mancini, certo, però se al posto di Mancini senti i nomi, boh, richiamiamo Lippi, potremmo chiamare Gattuso, gli voglio un bene dell'anima, però non è che sono proprio dei condottieri o all'apice della carriera o che ti garantiscono un grande risultato. Quindi tutto sommato forse è stato giusto ancora dare fiducia a Mancini, fermo restando che quell'eliminazione lì sarà purtroppo una spada di Damocle e una sconfitta che rimarrà nella storia, perché un popolo e un paese calciofilo come il nostro, quando salta i mondiali addirittura 2 volte di fila, è un lutto sportivo, è un lutto laico, è un lutto, per carità, niente di grave, però è qualcosa che fatichi a digerire. Pensa quanto ci gireranno le scatole fra qualche mese, quando vedremo i mondiali in Qatar, ci saranno tutti tranne noi, girano le scatole. Sì, infatti, tra l'altro c'è stata anche la battuta di Harry Kane, che ha detto, fra le favorite c'è anche l'Italia, ma evidentemente a loro c'è qualcosa che non gli è andata ancora a genio, quella famosa finale. E mi permette, Andrea, di chiederti questo, considerando anche l'esaltazione, no, di alcuni giocatori giovani che hanno esordito, come per esempio Gnonto, non credi che si rischia poi veramente di, in questo momento in cui c'è un terrore, no, da un punto di vista proprio della situazione del calcio in Italia, di esaltare giocatori apparentemente normali con il rischio poi di bruciarli? È un rischio enorme, è una certezza più che un rischio, non la certezza di bruciarli, perché magari Gnonto ha un carattere tale per cui riuscirà a salvarsi, ma dovrà essere molto bravo. E noi purtroppo siamo un paese, anche forse soprattutto a livello giornalistico, che passa con una naturalezza disarmante dalle stelle alle stalle. Noi passiamo dal lutto, dall'elaborazione della sconfitta, la tragedia, siamo i peggiori di tutti, a improvvisamente botte di retorica fragorose e eccessive, raccontando queste fiabe del giocatore di colore, sì, che è stato chiamato da Mancini, la favola, che è vero, è una favola, è vero che è una bellissima storia, è vero che Gnonto è un esempio dell'Italia bella, siamo d'accordo tutti, però è un ragazzo, deve ancora dimostrare tutto, quindi bisognerebbe avere molta, molta calma. Io te lo dicevo anche prima, seguo molto anche il tennis, ti posso garantire che noi abbiamo bruciato decine di giocatori giovani di 16-18 anni
leggevi gli articoli sui giornali, questo a 16 anni vedrete quanto è forte, fra 2 anni sarà top 10, e poi si perdevano. E io ho tuttora il terrore che capiti anche con giocatori già affermati. Non è successo con Sinner perché ha una testa così, Musetti è molto serio, però serve veramente tanta tanta forza psicologica, perché questo ragazzo, mettiti nei panni di Gnonto, che nessuno conosceva, e improvvisamente diventa un giocatore della nazionale, gli dedicano titoloni di giornali, l'esempio e l'emblema del paese che riesce addirittura ad accettare il giocatore, la solidarietà, l'integrazione, tutte cose belle. Però questo ragazzo è appunto un ragazzo, è giovanissimo, deve fare tutto nella vita. L'aspetto positivo però è che c'è Mancini. Mancini le sa gestire queste cose, quindi io spero che Gnonto sia circondato da un bravo procuratore, ma soprattutto da una bellissima famiglia, da tanti amici che lo proteggano. In termini di allenatore, devo dire che è caduto molto bene, perché Mancini ha dimostrato di saper gestire molto bene anche delle situazioni psicologicamente estremamente delicate. Assolutamente, non a caso Mancini è stato colui che poi ha lanciato Zaniolo in nazionale prima del debutto in Serie A, quindi insomma, chi meglio di lui, no, riesce a districarsi da questo punto di vista. Senti, qua arrivano i complimenti anche per Carlo Ancelotti, perché l'abbiamo citato prima. C'è un particolare, perché soffermarsi sull'Ancelotti allenatore, insomma, per lui parlano le quattro Champions e non solo, parliamo forse del più grande allenatore italiano di tutti i tempi. C'è qualcosa che accomuna un po' tutti i giocatori hanno avuto Ancelotti, il lato umano. Sono in tanti a dire Ancelotti merita. L'altro giorno Casemiro a ESPN ha detto Ancelotti merita umanamente tutto quello che ha vinto. È raro, no, trovare tanti giocatori, tanti grandi giocatori che elogiano non solo la figura dell'allenatore, ma anche il rapporto umano. È rarissimo, ma Ancelotti, l'hai detto tu, tutti i giocatori che ha allenato ne parlano come di una persona di assoluta bontà, di assoluto garbo, che però non è un buono che non si fa rispettare, è un buono che rispetta tutti, ma poi riesce comunque a imporre il proprio pensiero. È difficilissimo, perché i calciatori spesso sono dei campioni, ma sono delle teste matte, delle teste calde, sono ragazzi estremamente umorali, sono giovani, lo è stato anche Ancelotti. Ancelotti è veramente un unicum. Io, se non ricordo male, ieri ha compiuto gli anni, e avendo compiuto gli anni ieri, sì, i social sono stati pieni anche di citazioni su di lui. Io mi divertivo a leggere proprio delle dichiarazioni di giocatori che lui ha allenato nel Paris Saint-Germain, nel Real Madrid, ovviamente nel Milan, e tutti insistevano su questo aspetto. C'è un giocatore del Paris Saint-Germain, non ricordo quale, l'aveva invitato durante una cena che stavano facendo i vari giocatori, e gli altri giocatori, metti conto sia Cavani, non era Cavani, ma insomma Cavani dice agli altri chiamiamo Ancelotti, e tutti dicono no dai, è l'allenatore, te lo immagini se vede che siamo qui che beviamo, domani giochiamo a calcio, ci fa due palle così, ci rompe le scatole, non glielo dire, no glielo dico, vedrete che si divertirà. Ancelotti ci va, sta con loro 20-30 minuti come se fossero tra amici e il giorno dopo non ci fosse la partita, gli racconta aneddoti meravigliosi del Milan, si apre completamente, dopodiché li saluta e dice ragazzi io vado perché domani c'è una partita, voi fate quello che vi pare, so che siete professionisti, non mi deludete. Quando va via i giocatori dicono ragazzi ci ha fregato, perché è venuto, ci ha dato rispetto, ci ha dato fiducia, come fai adesso a non dare il massimo domani in campo? E questa è l'altra cosa che dicono tutti anche al Milan. Maldini ricorda quando Ancelotti era l'allenatore, è stato l'allenatore straordinario, ha fatto 3 finali di Champions, ha vinto il campionato, cioè, era un Milan meraviglioso quello di Ancelotti, 2003, 4, 5, 6, 7, quegli anni lì. E Maldini dice, non si è mai arrabbiato con noi, ci ha sempre ascoltato, qualche volta gli facevamo anche degli scherzi che era pericoloso essendo l'allenatore, ma ha sempre accettato. L'unica volta ci distrusse perché il Milan perse, se non ricordo male, con Lugano, che era una squadra proprio di Serie B svizzera, una squadra proprio pessima in quel momento lì. E loro persero questa amichevole perché neanche proprio avevano voglia di giocare. E lui li trattò malissimo, ma con dei toni, dice Maldini, irricevibili e irripetibili. Non l'avevano mai visto così e gli veniva quasi da ridere a loro, perché Ancelotti era così paonazzo che non sembrava neanche lui. Ma nonostante questa sfuriata assoluta, 2 giorni dopo Ancelotti torna nello spogliatoio, li riconvoca tutti, gli dice scusate ragazzi, ho esagerato 2 giorni fa, perché non ce la faceva proprio essere cattivo. Evidentemente lui ha trovato questo bilanciamento tra essere autorevole e essere simpatico, che è raro nella vita. Nel calcio a questi livelli è ancora più raro. Io gli ho sempre voluto bene da calciatore, ho fatto in tempo a godermelo, perché nel Milan di Sacchi era veramente fondamentale, ha fatto delle partite pazzesche, anche il famoso
Milan Real Madrid 5-0 dell'89, il primo gol lo fece lui a buio, era strepitoso, era un giocatore meraviglioso, voluto fortemente da Sacchi, sebbene fosse reduce da un infortunio gravissimo, perché alla Roma si era spaccato il ginocchio e Berlusconi non lo voleva comprare perché era convinto che fosse zoppo. E Sacchi gli disse: tu me lo compri perché io non posso vincere il campionato se non mi metti a centrocampo Ancelotti. E aveva ragione, ovviamente, Sacchi. Però sinceramente non credevo che sarebbe stato così straordinario anche da allenatore. Da allenatore ha la stessa intelligenza che aveva in campo, unita, ripeto, a questo aspetto e questa gestione piaciona, garbata, pacioccona, che però non perde l'autorevolezza. Quindi è veramente un miracolo Ancelotti. Senti, parlando di Ancelotti, ovviamente sono già intervenuti i tifosi del Napoli. Una domanda di Nicolo Santi è: cosa ne pensi dell'esonero di Ancelotti a Napoli? Penso che tutti i grandi allenatori possono sbagliare, penso che tutti i grandi allenatori hanno delle piazze che li comprendono di più e altre che le comprendono di meno. Secondo me non c'è mai stato un grande feeling tra Ancelotti e De Laurentiis, come del resto non c'è stato forse con nessuno, perché avere dei feeling duraturi con De Laurentiis è difficile. Chiedete a Sarri, chiedete a Spalletti, chiedete a tanti altri. La responsabilità ce l'ha, Ancelotti non ha vinto da tutte le parti, neanche con l'Everton ha vinto, e so bene che adesso qualcuno scriverà nei commenti: Ancelotti vince soltanto con le grandi squadre. È trovato uno che non vince con le grandi squadre, chi ha vinto la 4 Champions League con piccole squadre, ma anche uno. Non è che Guardiola vinca con la squadretta, no, Andrea? Tutte sono grandi squadre, però il problema è che Ancelotti vince con le grandi squadre e tanti altri no. Il Paris Saint-Germain è una squadra ancora più grande del Real, non l'ha vinta la Champions League. Il Liverpool forse era ancora più forte del Real, non l'ha vinta quest'anno, eccetera, eccetera, eccetera. La Juventus è una grande squadra, non la vince la Champions League. Quindi sì, al Napoli non ha fatto una grande stagione, non ha trovato un feeling, non era una squadra strepitosa e lui non ci ha messo quel surplus, però quella piccola macchia, secondo me, non permette, non autorizza i detrattori comici di Ancelotti ad asserire che Ancelotti sia soltanto fortunato. Puoi dire che Ancelotti in alcune piazze è stato un allenatore da 10 e in altre piazze è stato un allenatore da 6, ma più di questo non riuscirei francamente a farla come critica. Quell'Ancelotti al Napoli è stato un allenatore che sicuramente non ha ottenuto il suo risultato migliore, ma credo che le colpe in quel caso fossero sue, ma anche della società e del livello della rosa, che non era straordinaria, perché c'erano delle squadre più forti di quel Napoli lì.